Eccoci qua. Allora, il mio quarto appartamento Smart Working Spaces. Boh, gli arrivano sempre clienti a sto qua nel weekend. Penso che sia gente in quarantena, non mi viene in mente altro. E allora, ho fatto un'indagine. Molti di voi, chi di voi si è iscritto al sito, l'ha ricevuta. Ho avuto 35 risposte. Siamo ad oggi in Smart Working Spaces, se non sbaglio, un 160, no, aumentati, 174 alloggi e abbiamo users 145. Su 145 hanno risposto all'indagine in 35, è un ottimo numero, anzi vi do anche la statistica di quanti hanno aperto la mail e quanti hanno cliccato, anche questo lo sappiamo, giusto per capire quello che si chiama oggi engagement, che in italiano era una volta quanti gliene frega qualcosa. Allora, newsletter mandata a 139, vabbè, l'hanno aperta 67%, quindi tre quarti. E hanno cliccato 34%. È un numero molto alto. Sarà perché è la prima volta che mando una mail, quindi non ho ancora rotto l'anima a tutti. Quindi un ottimo numero, 34% ha aperto la mail, 35 risposte. Andiamo a vedere cosa dicono. Prima domanda: com'è stato creare l'annuncio? La metà ha detto facile. Pochissimi hanno detto difficile, due persone, e il 43% hanno detto normale. Quindi il sistema che abbiamo preso è semplice, ok? Benissimo. Hai avuto richieste? Una richiesta in tutto. Non, anzi, non mi aspettavo neanche in realtà una richiesta. Ottimo. Bene, bene, tanto oggi cos'è? 4 maggio, oggi c'è la fase 2, la gente comincia a pensare di potersi muovere. Chissà che forse adesso ci sia un po' più di movimento. Prenotazioni zero. Ok. Hai avuto difficoltà con i prezzi? Allora, 70% ha detto no, ha messo i prezzi. 17% ha detto sì, ha avuto difficoltà. Qualcuno ha detto da scoprire, quindi penso che abbiano aggiunto. Sì, hanno aggiunto delle loro. Perché tu potevi dire sì o no, o aggiungere dei commenti, quindi dei nuovi campi. Una persona ha detto da scoprire, giusto, i prezzi in realtà qui vanno scoperti. Noi sappiamo che prezzo vogliamo, voglio 50 euro al giorno, ma se il tuo cliente non li vuole pagare quei 50, quel prezzo non funziona, quindi va scoperto. Poi c'è chi dice: si dovrebbe differenziare tra prezzi giornalieri, settimanali e mensili. È un limite del software. Voi sapete che abbiamo preso un software pronto, l'abbiamo aggiornato, l'abbiamo sistemato e abbiamo lanciato molto velocemente il sistema. Non possiamo farlo, quindi io consiglio di. Questo è il mio consiglio, ma ne so quanto voi. Mettiamo prezzi minimo settimanali e mensili. Non targetizziamo chi viene un giorno a lavorare. Targetizziamo chi come me viene, io ormai un mese che lo faccio, ma almeno una settimana. Così si abbassa anche un po', perché se devi fare un check-in, una pulizia, eccetera, come fai a starci dentro? In particolare con gli appartamenti. Poi gli alberghi è un po' diverso, però diciamo se uno vuole venire a lavorare, non è che ci voglia venire a lavorare un giorno. In futuro anche sì, come facevo io a Bangkok. Lavoravo in giro per i bar o i coworking, un giorno mi serve la stanza, prenoto l'albergo un giorno, ma questo per il futuro, io targetizzerei almeno la settimana, ok? Poi chi ha detto si va un po' a buon senso, è giusto, e una persona ha detto non sapevo i parametri essendo la prima volta. Io faccio un ragionamento così, ragazzi, i prezzi nel sito a me sembrano troppo alti, cioè ho capito targetizzare il mega direttore galattico che c'ha 8.000 euro di stipendio e quindi va anche a prendersi l'affitto a 50 o 100 euro al giorno e ben venga quel tipo di cliente. La persona normale che guadagna 1.500, 2.000, 2.500 non ne può spendere 50 al giorno per lavorare. Piuttosto che partire da, e so che è una, diciamo, un'affermazione che può apparire impopolare e dire ah, ma volete farci svendere? Non dobbiamo svendere nessuno. C'è una situazione particolare, avete gli appartamenti vuoti, piuttosto che partire dal 100 euro a notte che facevi prima e fai 50, che è un ragionamento che secondo me non sta in piedi, parti dai tuoi costi, parti dal fatto che sei completamente vuoto e vedi se c'è un prezzo che ti può soddisfare almeno
i costi fissi e un piccolo margine. Guardate che nelle industrie normali il ristoratore o l'albergatore lavora di margini molto piccoli. Quindi cercate di fare quel ragionamento e forse troveremo un accordo tra domanda e offerta. Detto questo, fate quello che volete, è tutto libero. Sapete anche bene che la commissione nostra, così si vede Trips, la commissione nostra e si paga solo se le persone prenotano nel sistema. Se prenotano direttamente zero, siamo a livello veramente sperimentale. Poi, grazie a Alessandra, se non mi sbaglio, lo devo dire subito, una ragazza apparsa dal nulla che ha detto: ragazzi, perché non facciamo un customer care? L'abbiamo messo in piedi subito. Vi faccio notare, siamo talmente veloci, talmente freschi, talmente sperimentali che chiunque può entrare e influenzare questo progetto, ok? Non fatevi idee di strutture molto, molto, molto rigide. Mi pare Alessandra, e non vorrei sbagliare, insomma, arriva sta ragazza dal nulla e dice: ragazzi, facciamo, perché non fate un customer care? Detto fatto, abbiamo messo in piedi un customer care, c'è un canale interno nel forum, diciamo, di Trips che si chiama Discord, dove si discute. Abbiamo preso un software pronto. Se entrate in Smart Working Spaces, c'è qualcuno che vi aiuta. Ci sono alcune persone che guadagnano Trips per il lavoro che fanno. Come voi ricordatevi, guadagnerete Trips se restate online almeno un mese. E l'abbiamo messo in piedi. Domanda: cosa pensi del customer care? Metà non ha interagito, e questo va, diciamo, è una bella notizia perché vuol dire che non ha avuto bisogno. E chi ha interagito ha detto buono e ottimo, tranne una persona che ha detto mediocre. Sarà la stessa persona che ha detto no, niente, vabbè, non lo so. Comunque, una persona è trovata male, pazienza. Allora, è una buona percentuale, ecco. Altra domanda: mancano campi nei dettagli, ne vuoi suggerire qualcuno? I dettagli sono tutte quelle cose, quante scrivanie hai, quante sedie comode hai, eccetera. Allora, a mio avviso è completo. I campi sito web ed email senza dover creare collegamento ipertestuale. Bella idea, devo capire se si può fare, bella idea. Cioè no, non mi chiedere di mettere il sito internet nella descrizione, ma mettimi un campo. Adesso lo guardiamo subito. Offerte sui prezzi a seconda della durata del soggiorno. No, purtroppo no. Partite da settimanale o mensile e poi fate le negoziazioni direttamente con il cliente. Secondo me è perfetto, perfetto, perfetto. Prezzo a giorno, abbiamo detto, beh, prezzo a giorno c'è, se non sbaglio. E servizi compresi, sì. Ok, forse in realtà stavamo cercando un campo pulizie. Adesso non mi ricordo neanche se l'abbiamo messo. Però abbiamo delle limitazioni di software, quindi abbiate pazienza. Suggerimenti, domande e consigli? No. Accettare anche pagamento tipo Satispay o carta di credito? È un limite, o prendiamo PayPal o prendiamo Stripe. Abbiamo scelto PayPal perché lo possiamo fare velocemente. Stripe non siamo strutturati e comunque non è accettato. Lo stiamo facendo basato sulla mia azienda in Bulgaria e in Bulgaria Stripe non è accettato, quindi PayPal. Un altro che ha detto: tipo di pagamento, implementate un pagamento diretto anche se gestito direttamente. Scusate, lo leggo, faccio prima, volevo sintetizzare, ho fatto un casino. Implementare, oltre al metodo PayPal, la possibilità di far scegliere il tipo di pagamento anche se gestito direttamente. Limitazione: PayPal o Stripe, e abbiamo scelto PayPal. Qualsiasi cosa volete fare direttamente, la potete fare con qualsiasi metodo di pagamento. Ok. Non capivo come impostare il prezzo in un primo momento, perché la maggior parte degli altri appartamenti avevano costi che si riferivano all'intera struttura, oppure non appartenevano alla categoria smart working. Non mi è molto chiaro cosa vuol dire non categoria smart working. Forse perché alcuni annunci li avete caricati con dei testi dicendo, parlando dei letti, parlando di cose che non interessano. Consiglio a chi sta caricando di riconfigurare un po' l'annuncio e far capire che stai targetizzando lo smart work. Abbiamo avuto anche persone che hanno caricato appartamenti pensando di attirare i turisti con poche commissioni. No, qui bisogna targetizzare chi come me sta lavorando in un appartamento. Non basterebbe nella descrizione fibra. Ok, no, perché la fibra può avere mille velocità diverse. Ok, dipende dove sei, ci sono le compagnie telefoniche, ti mettono fibra
pur di vendere ti mettono fibra anche se c'hai 34K, per cui no, va fatto il test, non è difficile, chiaro, se non si può andare all'appartamento è impossibile, quindi per ora mettete più o meno la velocità indicata dalla Telecom o da Vodafone, eccetera, dicendo questa è la velocità dichiarata, non quella testata. Garanzie sulle cancellazioni ed il no show per host. Non abbiamo neanche affrontato il problema delle cancellazioni perché non siamo pronti, è presto, ovviamente è una cosa che va affrontata, però suppongo che chi te lo prenota non te lo prenoti per novembre, te lo prenota per subito, quindi c'è poco da cancellare. Te lo prendi una settimana, te la fai pagare e finisce lì. Sto semplificando, non perché non bisogna migliorare, ma in questa fase è un po' presto per parlare di questo, ok? Io non ho il conto PayPal, per cui non ho potuto completare la registrazione. È vero, PayPal deve essere business, non tutti ce l'hanno e quello ti blocca. Pazienza, puoi andare avanti lo stesso, non accetterai prenotazioni tramite portale, non pagherai commissioni e via. Userai il sistema come una vetrina per attirare clienti, che tanto suppongo all'inizio non è che uno entra e prenota, vorrà parlare, vorrà fare domande e quindi vorrà anche magari forse vedere l'appartamento. Vorrei sapere come scaricare l'app così vedo in tempo reale. Non c'è l'app, ok? Lo puoi fare su browser da cellulare e ricevi le mail quando c'è qualche novità, no? Le notifiche arrivano via mail. Basta, questa è l'indagine. Grazie a tutti quelli che l'hanno fatta e ci vediamo la prossima volta, probabilmente da un altro appartamento. Ciao!